Benvenuti al nostro appuntamento settimanale di studiando la parola che ci ha visto nel nostro ultimo incontro rivolti e dedicati all'epistola di Paolo ai Colossesi. Dopo averla affrontata in maniera generale ed esserci soffermati su alcuni testi, ho inteso Riprendere quei versi che parlano delle creature angeliche o per essere precisi di quelle creature invisibili, elencati come troni, signorie, principati e potestà, e i testi dove viene denunciato il culto degli angeli che a Colosse ancora stava dilagando. E che cominciava a rappresentare una minaccia per la Cristologia. Vorrei che potessimo insieme leggere appunto alcuni di questi testi della lettera di Paolo ai Colossesi. Dal capitolo primo leggiamo al verso 15 sino al verso 17 le seguenti parole. Paolo parla di Gesù e dichiara. Egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, troni, signorie, principati e potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Questo testo ci consente di sottolineare, di segnalare prima che ci introduciamo nel tema degli angeli che tutte le creature celesti e terrene sono state Create. Quindi hanno un, it, hanno un inizio nella creazione divina. Solo Gesù, in quanto Dio, non è stato creato ed è per questo che Egli è prima di ogni creazione, è prima anche degli angeli, i quali sussistono. Se sono creati è perché sono stati creati per mezzo di Lui. Andiamo al capitolo 2, versi da 8 a 10. Guardate che nessuno vi faccia sua preda con la filosofia e con vano inganno, secondo la tradizione degli uomini, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo, poiché in lui abita corporalmente tutta la pienezza della deità. E voi avete ricevuto la pienezza in Lui, essendo egli il capo di ogni principato e potestà. Ancora una volta, Paolo scrive ai Colossesi che Cristo è al di sopra: anzi, egli è il capo di ogni principato e potestà. Nel verso precedente si parlava di troni, signorie, principati e potestà. Qui l'elenco è dimezzato, ma si riferisce comunque a creature spirituali. E a riguardo potremmo citare a conferma di quanto scritto da Paolo il testo della prima epistola di Pietro, capitolo 3, verso 22, proprio per avere anche un altro testimone a conferma di quanto dichiarato, e l'apostolo Pietro al primo nella prima lettera, al capitolo 3, al verso 22, scrive parlando di Gesù: il quale è andato in cielo ed è alla destra di Dio, dove gli sono sottoposti angeli, potestà e potenza. Qui abbiamo un elenco ancora diverso: angeli, potestà e potenza. Ritornando alla lettera ai colossesi, sempre al capitolo 2, al verso 15, è scritto che Gesù, avendo quindi spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro e lui. Qui abbiamo un riferimento a principati e potestà, diciamo, avverse, quindi a quelle che non sono sottoposte a lui, ma quelle che gli erano avverse. Attraverso la sua morte e la sua resurrezione, Gesù ha spogliato queste potestà e principati, trionfando sopra di loro. Al verso 18 dello stesso capitolo c'è il monito ai Colossesi, appunto, di non cadere nel culto degli angeli che purtroppo nei secoli a venire avrà un particolare sviluppo proprio nella città di Colossi. Si parla, io ho trovato riferimenti di un culto degli angeli con luoghi dedicati in maniera particolare all'arcangelo Michele che quasi prendeva il posto di mediatore tra Dio e gli uomini al posto di Gesù. Abbiamo parlato la volta scorsa di questo pericolo, ossia che questa diciamo eresia riteneva Gesù uno degli angeli e quindi altri angeli al suo pari ed è per questo che Paolo dovrà insegnare che egli è prima di ogni creatura. Egli è l'immagine dell'invisibile Dio e altrove scriverà non vi è altro mediatore tra Dio e gli uomini se non Cristo Gesù. E al verso 18 ammoniva: nessuno vi derubi del premio con un pretesto di umiltà e di culto degli angeli. E poi annota, fondandosi su cose che non ha visto, essendo temerariamente gonfio a motivo della sua mente carnale Purtroppo il tema degli angeli ha sempre raccolto tanta fantasia. Anche nelle nostre culture occidentali gli angeli hanno trovato sempre il loro spazio, le loro rappresentazioni, ma il più delle volte chi parla degli angeli è così come quelli che parlavano ai colossisi. Si fondano su cose che non hanno mai visto e quindi è soltanto pura fantasia. Il mio impegno, trattandosi questa di una rubrica di lettura e meditazione del testo biblico, è parlare degli angeli esclusivamente secondo la Bibbia. Quindi tutto ciò che fuoriesce dal testo biblico per noi, per me, fa parte di fantasia. Però essendo un lettore della Bibbia e siccome la Bibbia parla degli angeli, di conseguenza se io credo nella Bibbia e mi riferisco, mi rivolgo alla Bibbia come a un testo divinamente ispirato, per forza di cose devo credere negli angeli. Anche se sì, guardandoci attorno nel panorama cristiano, sembrerebbe, almeno negli ultimi anni, che il tema degli angeli sia un po' latente nelle predicazioni, negli insegnamenti, nella condivisione del testo biblico. E chissà che questa nostra riflessione non possa incentivare non tanto un rifiorire degli angeli, ma un riaprire la conoscenza a quella che è una realtà sì spirituale, ma testimoniata dalla Bibbia. E per allargare questa riflessione sugli angeli, ho riletto un testo di diversi anni fa di un noto evangelista, Billy Graham, che scrisse, proprio facendo queste considerazioni, si accorse al suo tempo, quando era nel fiore del suo ministero, che difficilmente si predicava sugli angeli, e decise di leggere nuovamente da capo la Bibbia, ponendo attenzione a tutti quei testi dove gli angeli erano coinvolti direttamente o indirettamente. E da questa sua lettura e meditazione ne venne fuori un libro che in Italia è stato pubblicato alcuni decenni fa dal centro biblico, edizioni centro biblico, il titolo era Angeli agenti segreti di Dio. Billy Graham definì gli angeli gli agenti segreti di Dio. A me piace questa definizione, perché riesce a trasferirci immediatamente chi sono e cosa fanno gli angeli sono segreti perché non li vediamo, sfuggono alla nostra visione e nello stesso tempo però sono agenti di Dio, ossia operano al servizio di Dio. E quando dico questo mi riferisco agli angeli che sono rimasti nel volere di Dio. Poi ho chiesto, prima di arrivare a questa riflessione, ai miei amici di raccontarmi delle loro storie. Io nel mio bagaglio di percorso cristiano ho raccolto diverse testimonianze di credenti e anche di meno credenti che avevano vissuto delle esperienze di incontro con soggetti in maniera particolare quando si erano trovati nel bisogno. Più di qualcuno ha raccontato, e chissà quante storie simili voi avete ascoltato, di essere rimasto impantanato con la macchina e di essere stato aiutato da una persona a lui sconosciuta, che gli ha messo le mani nella parte meccanica oppure che lo ha trainato e dopodiché nel momento di girarsi per chiedere chi era e chi non era o per ringraziarlo, questa figura era scomparsa. Altre persone nelle sale operatorie, nei luoghi di degenza, in ospedale, sotto i ferri dei dottori, hanno vissuto esperienze di presenze, di figure che erano al loro fianco a dargli coraggio e a sostenerlo. Io non ho imbarazzo a dire che credo a queste cose. Perché la Bibbia mi racconta di Elia che fugge da Jezebel, che si addormenta sotto una pianta e viene svegliato da un angelo che gli prepara da mangiare e gli dà da bere. Non una volta, ma ben due volte. La Bibbia mi racconta di Gesù che nel deserto, dopo i 40 giorni della tentazione, nel momento che ha resistito al diavolo e il diavolo lo lascia, Arrivano gli angeli, così scrive la Bibbia, e lo vanno a servire. Probabilmente gli hanno preparato loro da mangiare, gli danno incoraggiamento, gli danno forza. Così quando nell'orto del Getsemani Gesù rimane da solo con la sofferenza, il Vangelo dice che un angelo viene a confortarlo. Quindi sono delle presenze che rassicurano, che danno coraggio, però avremo modo di vedere i vari testi. Mettere da parte immediatamente tutte le fantasie cinematografiche, perché purtroppo oggi noi siamo condizionati dai film, dai telefilm, da quello ecco, che un monitor mette davanti ai nostri occhi. Ci sono anche diversi film di natura cristiana, dove vengono raffigurati questi angeli che cadono dal cielo, si ritrovano in mezzo alla neve, in alcuni casi sono alti e biondi, in qualche altro film sono anche di natura afroamericana, quindi non è tanto un problema di colore della pelle. Però c'è sempre la fantasia nel cercare di raffigurarli non mi piace invece l'idea di chi, lo dico all'inizio prima che parliamo secondo il testo biblico, forse questo potrebbe far soffrire o offrire un po' un calice amaro a qualche amico che ci sta seguendo, che ha avuto la dipartita di qualche bambino, di qualche neonato. C'è la fantasia popolare che dice che i bambini che muoiono diventano angeli, oppure che quando muore un giovane a volte leggiamo nei messaggi di condoglianze, di lutto, adesso sei il più bello degli angeli, sei un angelo tra gli angeli. Questo è un modo molto popolare di consolarsi, ma che secondo la fede cristiana non è tanto bello. Perché vedremo che secondo la Bibbia i credenti nati di nuovo, coloro che sono stati redenti dal Signore, quelli che hanno ricevuto il dono della salvezza, secondo la Bibbia sono superiori agli angeli. E quindi dire di un credente che adesso è un angelo è sminuire ciò che Dio ha preparato per lui. E poi gli angeli sono creature create. Sono creature spirituali ed è inconcepibile che un essere umano dopo la morte diventi un angelo. Allora, queste cose sono fantasia popolare. Noi crediamo che in ogni essere umano c'è una parte spirituale che dopo la morte torna a Dio. Poi il salvare appartiene al Signore. È il giorno in cui tutti quanti chiuderemo i nostri occhi e apriremo quelli spirituali sulla nuova dimensione, ci renderemo conto di quello che abbiamo creduto e di quello che troveremo. Portiamo la nostra disamina sul tema degli angeli, potenze principati, signorie, troni. Il termine Angeli è un termine molto generico che noi utilizziamo per raccogliere tutta una serie di creature spirituali, le cui differenze tra una categoria e un'altra ci sfuggono perché la Bibbia non ci offre tutte queste distinzioni. Non ci dice qual è la distinzione tra un trono e una signoria, non ci dice la differenza tra un principato e una potestà. E quindi su queste cose poi si va molto di fantasia personale. Una cosa è certa, che tutta la Bibbia è farcita di angeli, dalle prime pagine della Genesi alle ultime pagine dell'Apocalisse. E purtroppo sono molti i credenti che... Nonostante leggono la Bibbia, danno molta più importanza al diavolo, ai demoni, alle cose che riguardano l'aspetto negativo della spiritualità, piuttosto che alle creature spirituali che sono al servizio di Dio. Perché dico questo? Perché in termini di citazioni, gli angeli battono i demoni 300 a 10, 320. C'è cioè, un abisso. Sono pochissimi. I riferimenti biblici dedicati ai demoni o agli angeli avversi e sono ben più di 300 le citazioni che parlano di angeli, di serafini, di cherubini, di troni, di signoria al servizio di Gesù e di Dio. E allora, già questa corposità di citazioni bibliche dovrebbe dirci: no, a noi l'argomento deve interessare. Perché se la Bibbia ne parla così tanto vuol dire che ha tanto da dire a noi. Dicevamo sin dal Genesi, chi di voi ricorda il primo episodio in cui compaiono degli angeli? Se vogliamo parlare proprio di angelo, dobbiamo arrivare ai tempi di Abramo. Il termine angelo, proprio la parola angelo, la troviamo nel libro di Genesi, quando Agar è allontanata e lungo il suo percorso è disperata e aspetta di morire perché non ha da mangiare e da bere. E Genesi al capitolo 16, al verso 7 dice che l'angelo dell'Eterno la trovò presso una sorgente d'acqua nel deserto e le indicò il luogo dove andare a bere. Se invece vogliamo riferirci alle creature spirituali in generale, le troviamo immediatamente alla cacciata dei nostri progenitori di Adamo ed Eva dal giardino dell'Eder, dove a custodia furono posti dei cherubini. Non due, non tre, la scrittura non dice quanti, ma c'erano dei cherubini le cui spade ancora roteavano per impedire a chiunque di entrare in Eden. Se andiamo all'ultima pagina della Bibbia, e quindi il libro dell'Apocalisse, al capitolo 22, al verso 16 troviamo l'ultimo riferimento agli angeli. E infatti possiamo leggere, io Gesù ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice e la progenie di Davide, la lucente stella mattutina. E molti dei riferimenti dell'Apocalisse all'angelo a colui che è inviato all'angelo della chiesa ci consentono di dire che il termine è utilizzato anche per rappresentare delle persone umane ossia dei responsabili dei conduttori l'angelo della chiesa non è una creatura spirituale ma il pastore il responsabile di quella comunità che fa da ambasciatore, da annunciatore da parte di Dio, perché la parola che noi abbiamo in italiano con angelo, che viene dal latino Angelus, vuol dire, vuol dire messaggero, uno che porta una notizia. Ecco perché tutte le creature che sono nella scrittura non sono definite degli angeli. Quando parleremo e rifletteremo, tempo permettendo, dei cherubini o dei serafini, questi non portano messaggi, non aprono la bocca da parte del Signore e ci trasferiscono una comunicazione, ma hanno dei compiti ben distinti. Dicevamo, tutto ciò che noi crediamo degli angeli è quello che passa attraverso la scrittura. E tutte le eventuali storie di visioni, di apparizioni, di incontri con angeli fuori dalla Bibbia devono essere passati attraverso il filtro, il colino della Bibbia. Se ci sono manifestazioni che non trovano conferma nella scrittura, siate scettici a riguardo. Perché un lettore delle scritture crede solo a quello che sta... Scritto. E un lettore della Bibbia fa come i bereani, che dopo aver ascoltato le storie, le testimonianze, le predicazioni, apre la Bibbia e va a vedere se quello che ha ascoltato trova conferma nel testo biblico. Queste creature spirituali sono espressione simbolica dell'azione di Dio. Per qualcuno. Anche commentatore del testo biblico, sono delle illustrazioni poetiche, ma io di poesia ci trovo ben poco davanti a un angelo che si manifesta e porta un aiuto, o porta un annuncio, o addirittura porta la distruzione. Ricordate l'angelo della morte sull'Egitto? Ricordate l'angelo che va a Sodoma e Gomorra e quindi altro che figure poetiche. Quando arrivano lasciano il segno, o in positivo o in negativo, per manifestare un giudizio da parte di Dio. Piace ricordare che il Vangelo dice che per ogni peccatore ravveduto gli angeli fanno festa. Questo ci consente di ritenere che sono creature spirituali, propense alla gioia. E se sono in gioia, sono in felicità alla conversione di ogni credente, quale gran festa saranno pronti a fare il giorno in cui ci saranno le nozze dell'agnello, ossia tutti i credenti entreranno nel regno dei cieli un esercito festante di creature spirituali che a noi non è dato di poter descrivere, anche se nelle apparizioni bibliche il più delle volte hanno una figura umana, hanno una figura umana non sempre identificabile, così come accade a Giovanni nell'Apocalisse che confonde l'angelo che gli sta parlando con il Cristo risorto e glorificato. Parliamo di creature spirituali e se sono spirituali parliamo anche di mistero, perché non tutto ciò che è spirituale, noi che siamo sì credenti spirituali, ma rivestiamo una natura umana, riusciamo a comprendere. L'Apostolo stesso scriverà che oggi noi conosciamo in parte, però viene il giorno in cui conosceremo in maniera completa. E quindi gli angeli vanno, vengono, si muovono, parlano, scompaiono, agiscono e poi ne perdiamo le tracce. Ma una cosa è certa. Dovunque c'è un angelo, nella Bibbia quest'angelo non attira mai l'attenzione su se stesso. E non attirando l'attenzione su di sé, l'angelo non cerca un culto. Ecco la condanna da dove noi siamo partiti del culto degli angeli. Gli angeli non vanno né adorati, non vanno pregati, perché non hanno funzione di mediazione. Ma gli angeli sono così come diceva Billy Graham, gli agenti segreti di Dio. Sono al servizio di Dio. Ci sono quelli santi, quelli rimasti fedeli a Dio. Alla Bibbia ci parla anche di quegli empi, malvagi. Se preferite gli angeli caduti o decaduti, quelli che dopo la ribellione di Lucifero lo hanno seguito nel suo assurdo tentativo di sfidare Dio e nel Vangelo noi leggiamo che Gesù dice che vedeva cadere dal cielo ancora il diavolo e le sue schiere se volete qualche riferimento noi non abbiamo il tempo di leggere vi posso citare la seconda epistola di Pietro, capitolo 2, verso 4, e Giuda, verso 6, dove si fa riferimento appunto agli angeli caduti e quindi quelli che poi si preferisce chiamare demoni, perché hanno seguito il demonio, l'avversario di Dio. Sia quelli che sono rimasti, nella fedeltà a Dio sia quelli che sono caduti o decaduti parliamo di spiriti ed essendo spiriti non conosceranno la morte sono sì creature spirituali ma sono creature immortali perché spirito perciò quando noi parliamo anche del nostro aspetto spirituale, del nostro spirito, è quella parte che non conoscerà la morte o la distruzione. Però quando si parla di spiriti qualcuno potrebbe dire, ma quando è che sono stati creati, visto che nella creazione non c'è riferimento ad essi, ma nella creazione noi non troviamo riferimento neanche a Lucifero. Ma per deduzione, comparendo dopo sulla scena, e siccome Genesi apre il testo della rivelazione rivolta agli uomini, si parla della creazione terrena e di ciò che è su di essa. Quindi le creature spirituali appartengono ad una creazione precedente all'uomo e alla donna. E quando Dio ha creato gli angeli, queste creature spirituali, le ha create per ricevere la loro lode, la loro adorazione. E quando li vediamo nello specifico, vediamo le qualità di ognuno. Quindi sono creature spirituali, non hanno né carne e né ossa. Quindi sono esseri incorporei, però quando si manifestano agli uomini quando si manifestano a noi possono rivestire sembianze umane ricordate il testo di Genesi capitolo 18 dove Abramo fu visitato da tre uomini dice il testo al verso 2 e due dei quali si rivelarono essere poi gli angeli che andarono a Sodoma a distruggere la città mentre un terzo rimase con lui. Ricordate il testo di Giosuè, capitolo 5, dove Giosuè alzò gli occhi, guardò e un uomo stava ritto davanti a lui con in mano una spada. Quindi prendono sembianze umane ma non hanno un corpo. Si spostano facilmente da un posto all'altro. I loro movimenti non hanno né limiti né barriere. Pietro nella prigione fu raggiunto da un angelo che entrò, passò attraverso le sbarre, prima lo destò e dopo aprì la prigione ed uscirono insieme. Ricordate della pietra al sepolcro rotolata. E poi a secondo del Vangelo, dove un angelo era seduto sulla pietra, dove invece altri due erano all'interno del sepolcro. Quindi non hanno alcuna limitazione terrena. Sono delle creature, sì, perché abbiamo detto sono state create. Hanno un principio, ma in quanto creature spirituali non conosceranno la morte e quindi sono eterne. E il loro numero, così come già detto prima, non viene ampliato dai bambini che muoiono o dai bambini che vengono abortiti, come gli aborti diventano angeli. No, il numero delle creature spirituali è quello. Anzi, la Bibbia dice miriadi di miriadi, forse proveremo a fare un calcolo. Anzi, il primo a dilettarsi a fare un calcolo è stato proprio Dante nella Divina commedia che ha proposto un modo per cercare di calcolarli arrivando che quelli che sono poi decaduti sono un terzo di quelli che Dio aveva creati queste cose sfuggono alla nostra comprensione io vi invito a non perdervi in questi particolari limitiamoci invece a ciò che dice la scrittura che gli angeli sono creati sono creature spirituali, non hanno limiti corporei, sono ovunque, dovunque Dio li manda. E Dio piacendo, nel prossimo appuntamento continueremo ad approfondire la loro conoscenza. Dio vi benedica. Riprendiamo il nostro appuntamento con Studiando la Parola dalla lettura dell'Epistola di Paolo ai Colossesi. Che nel nostro ultimo incontro ci aveva consentito di allargare, di cominciare un nostro discorso di approfondimento sulle creature spirituali e sugli angeli. Infatti, a Colossa è denunciato una forma di culto degli angeli che sminuisce la figura divina del Cristo e che non può in alcun modo essere tollerato. E accettato ed è per questo che l'Apostolo lo denuncia e richiama i credenti di Colossa a non seguire alcuna fantasia. E nel fare questo egli dichiara che Gesù, il Cristo, è l'immagine invisibile di tutte le creature, quelle celesti e quelle terrestri, per cui si apre. Davanti alla nostra conoscenza uno scenario di creature celesti con le quali non abbiamo molta affinità, ma che la Scrittura ci presenta in vario modo: principati, signoria, troni, potestà, ma in maniera più specifica gli angeli, questi messaggeri inviati per portare un messaggio e che, qualche volta hanno anche un nome ed è nel caso di Gabriele e Michele. Però prima di Gabriele e Michele vorrei dirvi qualcosa su quello che è l'angelo cosiddetto dell'Eterno. Diverse volte nell'Antico Testamento c'è questa teofania, c'è questa manifestazione spirituale di una persona che si manifesta e viene etichettata come l'angelo dell'Eterno. Siccome questa manifestazione accade solo nei testi dell'Antico Testamento, ma nel Nuovo Testamento, dopo la venuta, l'incarnazione, la morte, la resurrezione di Cristo, non si sente più parlare dell'angelo dell'Eterno. E siccome nel testo, nei testi dell'Antico Testamento dove compare l'angelo dell'Eterno il parlare è un parlare divino, la gran parte degli studiosi, degli esegeti, ritiene che si tratti di una teofania del Cristo, ossia di Gesù, Dio, che interviene sulla scena dell'umanità con questa manifestazione. Con questa, che è appunto una incarnazione della divinità. Andiamo ai due angeli che hanno un nome: Gabriele e Michele. Gabriele è molto più ricorrente nelle storie bibliche, lo troviamo nell'Antico Testamento, nel libro di Daniele presentarsi a Daniele per dargli delle interpretazioni e delle spiegazioni, Gabriele è l'angelo che si presenta a Zaccaria per annunciargli la nascita di Giovanni il Battista, Gabriele è l'angelo che si presenta a Maria per annunciargli la nascita ancora del Cristo. Michele invece se ne parla nell'epistola di Giuda, e anche nel libro di Daniele, dove è definito il gran capo. Quindi si parla di un capo di angeli e siccome in greco capo è arche, arche e angelos è diventato un arcangelo. Quindi l'arcangelo è un capo di angeli. È una figura spirituale che sovrintende, che governa, che comanda che ha più potere di un angelo. Gabriele non è detto che sia un arcangelo, però le sue funzioni, l'annuncio che porta, ha fatto sempre ritenere ai commentatori della Bibbia che anche Gabriele fosse un arcangelo. Però di questo non ne abbiamo testimonianza scritturale. A lui non c'è nessun attributo che consente di farci dire che si tratti di un arcangelo. Genesi 6, i figli di Dio. Un testo che ha fatto pensare a molti che siano gli angeli venuti sulla terra ad accoppiarsi con le donne terrene. Ma Gesù ha parlato degli angeli come di creature senza sesso e le parole di Gesù quindi fanno immediatamente razzia di queste idee, perché i figli di Dio nel testo di Genesi erano coloro che erano timorati di Dio, erano le popolazioni provenienti, se non vado errato, da Cam che ancora si uniscono con i popoli diversi, con i popoli che non vivevano nel timore di Dio. Infatti gli angeli, perché questo è il tema delle nostre riflessioni, gli angeli non sono né maschi né femmine. E in questo periodo di gender vario non hanno alcun tipo di sessualità, non sono né bianca né nera e né bianconera quindi non hanno alcun tipo di sessualità. E allora perché sono descritti sempre come uomini? Tutte le volte che noi leggiamo testi che riguardano gli angeli, il discorso è sempre al maschile. Ma si tratta soltanto di diciamo una concessione linguistica, perché gli angeli non sono né maschi e né Femmine. Ma siccome l'angelo è un messaggero e solitamente nelle scritture, nel tempo biblico, quelli che portavano i messaggi erano sempre degli uomini, quindi per una determinata teoria uno più uno uguale a due e quindi si assomigliano questi messaggeri spirituali a degli uomini. Anche se la scrittura parla di creature in vesti sfolgoranti o vesti bianche, non ci dice che indossavano abiti maschili o abiti femminili. E quindi qui dobbiamo sfatare quella che la nostra mente immediatamente riproduce. Se qualcuno di noi sta desiderando che Dio gli apra gli occhi, gli faccia vedere un angelo è già mentalmente predisposto a una figura maschile. Non mi dite di no perché non vi credo. Questo forse è dovuto anche ad un altro episodio che è molto singolare, e riguarda la storia di Eliseo e il suo servo. Secondo libro di re, capitolo 6, quando l'esercito di Siria. Circonda il villaggio, la cittadina di Dotan, dove risiedeva Eliseo e il suo servo, e circondano questa città perché il re di Siria è scocciato dal fatto che tutto quello che egli pensa per attaccare Israele, Eliseo lo rivela al re e ogni suo stratagemma fallisce. Quindi decide di andare a prendere... A Eliseo e quindi uccidendo lui di risolvere il problema. E la mattina racconta il testo dei secondo ai che il servo apre la porta e vede la città tutta circondata dall'esercito dei Siri. E impaurito si rivolge ad Eliseo, il profeta, l'uomo di Dio, come faremo? Ed Eliseo utilizza verso il suo servo un'espressione che spesso gli angeli rivolgono ai destinatari dei messaggi di Dio. Le prime parole che Eliseo dice al suo servo sono non temere, stai tranquillo. E poi continua, dice stai tranquillo perché quelli che sono con noi sono molto di più di quelli che sono con loro. Quindi gli occhi di Eliseo vedevano un qualcosa che il suo servo non riusciva a vedere. Qui c'è una preghiera che Eliseo rivolge a Dio. Cioè, Signore, apri gli occhi del mio servo affinché egli possa vedere. E in quell'istante gli occhi del servo si aprono. E siccome si tratta di un esercito, quello dei Siri, L'esercito che era a protezione di Eliseo, del suo servo, era più numeroso e si parla di cavalli e carri di fuoco. E Quindi siamo ancora una volta portati a immaginare a dei cavalieri, a dei militari, a dei guerrieri, a dei condottieri tutto al maschile. Però è il nostro modo di pensare che tende al maschile perché la Bibbia non ci dice assolutamente questo. Abbiamo già detto che essendo creature spirituali sono immortali, per cui non cesseranno mai di esistere, quindi non conosceranno la morte. E anche alla fine, nel giudizio finale, gli angeli decaduti non moriranno, ma soffriranno così come si suol dire, le pene dell'inferno. Quanti sono gli angeli? Io non lo so, però faccio mia le parole di Eliseo. Sono sicuramente molto di più di quelli che sono contro di noi e quindi sono molto di più di quelli che anche si sono ribellati a Dio e hanno seguito Lucifero. La Bibbia utilizza un'espressione che è questa, miriadi. Le sante miriadi possiamo leggere in Deuteronomio capitolo 33. In Daniele al capitolo 7 invece c'è scritto mille migliaia lo servivano e diecimila miriadi gli stavano davanti. Invece, lo scrittore agli Ebrei, al capitolo 12, al verso 22, dice: Voi siete venuti al monte di Sion, alla città dell'Iddio vivente, che è la Gerusalemme celeste, e alla festante assemblea delle miriadi degli angeli. Miriadi, miriadi di miriadi, sono espressioni che ci consentono di dire che il loro numero è incalcolabile. Invece per quanto riguarda le varietà, abbiamo già accennato all'angelo dell'Eterno, quindi l'angelo della teofania, abbiamo parlato dell'arcangelo citando Gabriele e Michele, quindi angeli più elevati, capi degli angeli, poi ci sono gli angeli in generale, ma non solo. Abbiamo detto principati, potestà, signorie, troni. Sono purtroppo alcuni versi della scrittura, in maniera particolare, Apocalisse capitolo 8, verso 2, dove c'è scritto dei sette angeli che stanno in piedi davanti a Dio. E dove ci sono dei numeri, ci sono poi elementi che si scervellano a sciogliere gli enigmi. Chi sono questi sette angeli che stanno davanti al trono di Dio? Michele, Gabriele. Sono due. E gli altri cinque? Andiamo a leggere nei testi della Bibbia, non vi si trovano altri nomi. Però se cominciamo a prendere già i testi apocrifi, in Tobia si parla di Raffaele e quindi Michele, Gabriele, Raffaele. E ne mancano altri, altri quattro. E nei libri apocrifi si parla anche di Uriel e di Geremiel. E arriviamo a cinque. Poi da altri testi vengono tirati fuori Raguel e Sariel. Notate tutti i nomi che finiscono in El. Che non è altro che l'appellativo per dire Dio l'Eterno, e poi a secondo del compito di questo c'è il nome. Quindi Gabriele, Michele, Raffaele è quello che dovrebbe portare ancora il soccorso, la guarigione. Però queste cose non trovano conferma nel testo biblico canonico. Abbiamo l'angelo dell'Eterno, arcangeli, angeli, ma abbiamo i cherubini. E sì che la Bibbia parla di cherubini, è come se la Bibbia parla di cherubini, anzi, il Pentateuco è pieno di cherubini. E voi probabilmente ricorderete dei cherubini posti a guardia dell'Eden. Ma quella è soltanto una citazione, ma è il fatto che sono posti a guardia dell'Eden che i cherubini diventano il simbolo di quelle creature spirituali poste a guardia della santità di Dio. E allora tutto il tabernacolo di Mosè è infarcito di cherubini. Ci sono due cherubini alati sull'arca del patto che stanno lì a custodire quello che è dentro. Il telo tra il luogo santo e il luogo santissimo era tutto decorato di cherubini. Quindi i cherubini sono il simbolo dei guardiani della santità di Dio. Ma non solo, perché ci sono altri testi che dicono che Dio è assiso sui cherubini. E allora si ritiene che i cherubini sono quelli, quelle creature che portano anche il trono di Dio, sostengono il trono di Dio, perché Dio è assiso sui cherubini, non è che si siede sopra le creature spirituali. E quindi si immaginano queste creature spirituali che sostengono il trono di Dio. Invece dei serafini si dirà che sono sopra Dio. Ecco allora che qualche pittore di fama mondiale ha rappresentato il giudizio di Dio con Dio seduto sul suo trono e sotto di lui delle creature angeliche e spirituali che sono i cherubini e sopra creature diverse come fiamme di fuoco che sono i serafini, perché fiamme di fuoco? Perché i serafini rispetto ai cherubini nel testo biblico compaiono una sola volta, nel testo di Isaia capitolo 6, dove il profeta ha la visione del trono di Dio e il trono di Dio è circondato, ha sopra i serafini che bruciano, ma perché bruciano per Dio? Perché stanno lì? e proclamano continuamente Santo, Santo, Santo è l'Eterno Dio di Israele. Quindi sono degli adoratori, sono creature che circondano Dio e lo riempiono della loro adorazione. Ma non solo adorano Dio nella visione di Isaia. Ricordiamo che uno di essi lascia il suo posto va a prendere un carbone ardente dall'altare dal braciere, e con quello va a purificare le labbra di Isaia. Quindi non sono fermi anche i serafini si spostano, si muovono e obbediscono ad, a degli ordini. Però il nostro testo di Colossesi. Menzionava, così come più volte io ho ripetuto nel corso di questa riflessione, troni, signorie, principati, potestà. E nello stesso testo, più avanti, principate e potestà. Cristo è il capo di ogni principato e di ogni potestà. Epistola agli Efesi, sempre Paolo scrive. Egli è al di sopra di ogni principato, autorità e potestà e signoria che è nei luoghi celesti. Quindi, questi termini non sono esclusivamente riferiti ai demoni, ossia alle creature spirituali decadute, ma stanno ad indicare dei ranghi di creature spirituali così come Dio li ha concepiti nella sua creazione. È normale quelli di questi che si sono ribellati, che hanno seguito l'esempio di Lucifero, sono i principati, i potestà e i dominatori sopra i quali il Signore Gesù ha dato autorità alla Chiesa ancora di manifestare la Sua autorità. Ma solo questi? Dove sono? Dove li possiamo? riconoscere. Sono delle rappresentazioni di un bene, sono delle rappresentazioni di una forza del male. Perché è evidente, la Bibbia ci parla di angeli buoni e di angeli cattivi. Quindi siamo costretti, lasciatemi utilizzare questo termine, costretti a riferirci a costoro come a delle classi, ma non è che c'è una gerarchia, non è che la potestà è più importante del principato, è più forte del dominatore, questo è un parlare umano perché dalla Bibbia non abbiamo indicazioni al riguardo. Non c'è scritto che un principato è più forte di un dominatore, poi qui c'è tutta una letteratura sull'ambito della demonologia che ha voluto per forza di cose, così come quando l'angelo va da Daniele e gli dice che è stato impedito dal principe di Persia, allora si dice che c'è una creatura spirituale che ha la signoria come principe, poi sopra il principe ci deve stare qualcun altro. Quello che concepiamo nella nostra mente umana a livello di gerarchia, a forza vogliamo fare primo livello, secondo livello, terzo livello. Vogliamo sempre per forza costruire delle piramidi. Sì, c'è il principe che si è opposto ancora a Michele mandato in aiuto del profeta a consegnargli una risposta da parte di Dio, ma non è detto che sopra il principe c'è un dominatore o c'è una potestà o c'è un trono. Ed è per questo che io vi invito sempre calorosamente a leggere la Bibbia e a tenerci a quello che sta scritto. Quando non sta scritto non siamo tenuti a credere quello che non sta scritto. Purtroppo la Chiesa delle origini ha cercato di dare una descrizione, di fare un catalogo. Io per diritto e anche per dovere di cronaca vi dico qual era questo catalogo, che cosa la Chiesa del primo secolo pensava. Partendo dalle descrizioni bibliche, dice il trono di Dio, Isaia 6 dice che sopra il trono c'erano i serafini. Quindi quelli che sono più in alto nella sfera celeste sono i serafini. Poi sotto al trono ci stanno i cherubini sui quali Dio è assiso. Allora sotto i serafini ci stanno i cherubini. Poi vengono i troni, poi vengono le signorie, poi vengono i principati, poi le, auto, le potestà e infine le potenze. Ma questo è per cercare di fare una descrizione, partendo dalla santità di Dio ad arrivare alle potenze del male che ancora si muovono sulla terra. Ma in tutto questo ricordatevi della visione di Eliseo e del suo servo: se le potestà, le potenze del mare ancora si muovono sulla terra, così come il loro capo va in giro, a guisa di leone ruggente, Eliseo disse al suo servo, Signore, apri gli occhi affinché possa vedere che quelli che sono con noi sono molto di più. Ed è questa la sfida forse che può venire da queste nostre riflessioni, che i nostri occhi siano maggiormente più sensibili alla presenza di Dio che circonda la nostra vita anche attraverso delle creature angeliche mandate a soccorrerci, ad aiutarci e se non ci riusciremo in questa sessione dedicheremo un altro appuntamento per approfondire ciò che gli angeli possono fare. Però proviamo a sintetizzare quali sono le attività degli angeli. Innanzitutto lodare e adorare Dio. Ecco perché a volte si dice di qualcuno che ha una bella voce nel canto, si dice una voce angelica, anche se noi non abbiamo mai sentito gli angeli lodare o adorare. Il testo biblico non dice che gli angeli cantano, però siamo noi adorare, lodare. Siccome noi lodiamo cantando, crediamo che anche gli angeli cantano l'adorazione solenne da parte degli angeli, contraddistinta dalla loro riverenza. Ricordate, non abbiamo letto il testo dei serafini che erano davanti e sul, intorno al trono, che avevano tre paia di ali, con due si coprivano il volto, con due si coprivano i piedi e con due volavano. A descrivere la loro riverenza, il loro umiliarsi, pur essendo in presenza di Dio, vicino a Lui, non avevano l'ardire e non potevano guardarla, dovevano coprirsi il volto, si coprivano i piedi e quindi coprivano il loro corpo, perché, nonostante creature spirituali, avvertivano di essere indegne al cospetto del Creatore. Angeli. Messaggeri, consegnatari, postini di Dio, agenti segreti, scegliete voi il termine che più possa descrivere il fatto che vengono a portare sempre un messaggio da parte di Dio. Quelli che si presentano ad Abramo e gli annunciano la nascita, il fatto che Sara sarebbe stata incinta. Sono gli stessi angeli che annunciano ancora all'Ot della distruzione di Sodoma e Gomorra. quindi parlano, comunicano e comunicano qualcosa che Dio a loro ha segnato, come Gabriele quando va da Maria, Gabriele che va da Zaccaria, l'angelo che va da Pietro, l'angelo che si presenta ad Eliseo, l'angelo Gabriele o Michele che vanno da Daniele portano un messaggio. Ecco, appunto, il termine di messaggero e quindi angelo. Altre volte nel loro essere messaggeri diventano guida. Quello che risveglia Elia gli dirà dopo di far la strada del ritorno. Quello che sveglia Pietro gli dirà di seguirlo per uscire fuori dalla prigione, quindi indicano anche una strada da seguire ma c'è un termine in ebrei che dice che sono spiriti ministratori osserventi a secondo della traduzione il testo è in ebrei 1.14 una cosa è certa gli angeli non possono fare nulla per la nostra salvezza Nessun angelo è potuto morire per noi come è morto il Signore Gesù. Nessun angelo può intervenire a favorire la nostra salvezza. Nessun angelo può mediare né la nostra salvezza né una guarigione né un aiuto. L'angelo può essere inviato, ma non può raccogliere un nostro grido e portarlo a Dio. Perché c'è un unico mediatore tra noi e Dio ed è Cristo Gesù. E siccome Gesù è asceso al cielo, ha mandato lo Spirito Santo a guidarci, ad assisterci, ad aiutarci, a sostenerci. Ma anche se lo Spirito opera a nostro favore, Dio ci circonda con i Suoi angeli. Quindi il ministero degli angeli consiste nel proteggere e nel liberare. Potremmo utilizzare questi termini. Gli angeli ci portano consolazione, forza, protezione e liberazione. Ma in alcuni casi gli angeli portano anche un giudizio da parte di Dio. Sodoma e Gomorra hanno portato un giudizio. Non dobbiamo pregare gli angeli, non dobbiamo invocare il nostro angelo custode. Non abbiamo un angelo custode. Il credente ha ricevuto la caparra dello Spirito Santo e Dio ha posto i suoi angeli a guardia del nostro piede. Egli ci protegge. Non abbiamo un angelo in particolare. Non ci sono tanti angeli nel regno dei cieli per quante persone ci sono sulla faccia della terra. Non è che nasce un bambino e in cielo viene creato un angelo da mandare a quel bambino. Queste cose non sono nella Bibbia. A volte c'è un angelo in particolare come Gabriele che vediamo che ricorre nei testi di Luca. Daniele ha a che fare con Gabriele e Michele, ma l'angelo che va da Elia non aveva un nome, quello che va da Pietro non aveva un nome. E questo serve anche a dire a noi che non abbiamo necessità di conoscere chi Dio manda ad aiutarci. Quel che conta è che Dio mandi qualcuno. È che noi riconosciamo che l'aiuto ci viene dall'Eterno. L'aiuto ci viene dall'Eterno. Poi egli che è sovrano sceglie se farlo arrivare direttamente, se farlo arrivare attraverso un angelo, un arcangelo, un'altra creatura spirituale, se è per mezzo dello spirito. Egli può ogni cosa. Credo che mi resta ben poco da dirvi a riguardo degli angeli, oltre al fatto che ci sono le esperienze personali, le storie personali, sulle quali bisogna fare molta attenzione. Perché la scrittura dice che anche il diavolo si traveste da angelo di luce, il che ci deve far supporre che alcune visioni di angeli non siano angeli di Dio, ma siano angeli dell'inferno, che hanno questa capacità di vestire panni apparentemente buoni per confondere, per deviare, per illudere e per recare del male. Se mai fate o avete fatto esperienze di incontri spirituali, c'è un unico filtro, la prova del nove del credente. Andate a verificarle, quello che vi è successo, verificate se trova realmente conferma nella scrittura. Io personalmente ritengo che sia più utile parlare della loro presenza che delle loro visite, perché se io credo che gli angeli circondano la mia vita, la nostra vita, credo che Dio sovrintende ad ogni cosa che se Egli li pone a nostra protezione, non è perché gli angeli ci vogliono bene, ma è perché Dio ci ama, perché Dio vuole il nostro bene. E siccome gli angeli non potevano salvarci, Dio ci ha tanto amato che ha mandato il Suo unigenito figlio, non ha mandato un arcangelo, un principato, una signoria, ma ha mandato il capo anche degli angeli. Il primogenito di ogni creatura, colui per mezzo del quale tutte le cose sono state create. E così come dice Colossesi, e qui concludiamo da dove siamo partiti: tutte le cose sussistono in lui. Senza Cristo non c'è creazione, senza Cristo non ci sono creature. E noi è per Cristo, è per mezzo di Cristo che vogliamo rendere grazie. Al Signore nostro Dio, io spero che questa riflessione vi incoraggi a fare solo una cosa: non a sognare gli angeli, ma a leggere di più la Bibbia. Dio vi benedica.